Gli italiani non l'abbiamo visti. A noi può vedere a portarci il pane un maltese, Meila che si chiamava. Aveva un forno e tutti i giorni si portava un sacco di pane. Finché l'hanno sgamato gli arabi, è venuto e ha detto non ve lo posso più portare perché sennò mi ammazzano. Comunque l'aria di guerra c'era a Tripoli e già 10 giorni prima che scoppiasse la guerra tutti quanti provvedevano a fare la spesa abbondante. Tutti avevano riempito le case di provviste. Anche mio padre aveva riempito la casa, addirittura c'era pure un sacco di farina. Si era comprato un sacco di farina. Solamente che quando è scoppiata la guerra, domenica mattina mia madre si è svegliato, mi sono svegliato e ho detto vai a chiamare tua sorella, mi sta in Sicilia, che faceva, non so, si sentiva, che faceva la segretaria da al giorno, un importatore di medicina. Ad andarla a prendere non ci ho messo niente, l'aria era tranquilla. Quando sono tornato indietro a Corso Sicilia, c'erano tutti gli arabi con le radio al massimo volume, con gli inni di guerra. È veramente stato un incubo. Siamo arrivati a casa, a casa nostra era il primo piano, era un appartamento di proprietà di un ministro arabo che abitava a fianco a noi. Non potevamo stare lì, perché si rischiava tanto. Ogni volta che c'era una manifestazione venivano sotto casa e lanciavano le pietre, eravamo sempre... La gente si ammucchiava sotto il balcone, mia madre cacciava via tutti con la pipì. Perché gli arabi gli diceva andate via, se no vi butto, questa è pipì del cane. E loro erano terrorizzati dalle pipì. Era la pipì, era Comunque sono tornato. Ha preso la torta che aveva preparato e ci ha portato a casa di un amico di mio padre che abitava davanti al ministro degli interni. Siamo rimasti là e abbiamo aspettato tempi migliori. Quando stavamo là ogni tanto ci affacciavamo dalle finestre e vedevamo gli incendi e dall'alto cercavamo di individuare, sapevamo quando avevamo visto il negozio di Guetta del sud che bruciava, insomma riuscivamo a distinguere un po' tutto. Siamo rimasti in questa casa stretta per un mesetto. Non si vedeva via di uscita, non si parlava di andare via. Poi una settimana prima, noi siamo tornati, siamo usciti fuori il 4 luglio, anzi, aspetta, dopo 15 giorni non c'eravamo più niente da mangiare. È venuto un ufficiale dell'esercito una sera e ci ha portato un sacco di cassette di verdura, un sacco di roba da mangiare. Io mi ricordo che avevano posato il loro mitra sul tavolo da pranzo, hai capito? E mio padre e il suo amico Budri che avevano prestato il whisky ed erano questi mitra così ci ha messo un sacco di paura. Poi a un certo punto, una settimana prima di partire, questo fine giugno, è arrivato Dino il fotografo, lo conosciamo tutti perché stava sempre in Marinoni, ci ha messo in cucina tutti quanti insieme, ci ha fatto la foto, ci hanno detto che serviva per il passaporto. Dopo 3 giorni ci hanno dato un titolo di viaggio, ci hanno detto che potevamo partire. Mio padre non aveva soldi, ha telefonato a un arabo che aveva finanziato la ragazza e questo è venuto, ci ha portato un sacco di soldi per andare con soldi. Sono andati a comprare le valigie, non c'erano valigie a Tripoli. Allora si compravano le valigie delle coperte di lana, si toglievano la coperta di lana e si prendevano queste valigie di cotone. Si cucivano le palle. Sì, mamma mia. Il 4 luglio siamo usciti di casa, ci hanno preso con delle jeep, appena ci hanno caricato sulle jeep militari ci siamo cacati sotto perché sapevamo che quelli che avevano ammazzato, quelle 17 persone, l'avevano caricate sulle jeep, per cui non sapevamo se ci arrivavamo. Ci hanno portato al Corso Vittoria all'agenzia di viaggi, cioè la compagnia aerea, ci hanno stipato tutti là e avevano tutte le jeep con tutti gli ebrei da portare via. Mi ricordo che Toto, quello che vendeva i jeans, non c'aveva le valigie, aveva messo tutto nella fedra del materasso. E mi ricordo che per caricarla sul pullman, era in 10 eravamo, si era caricato lo scatolame, le lati, di tutto. Insomma, poi ci hanno portato dentro un pullman e ci hanno accompagnato all'aeroporto. Quando siamo arrivati all'aeroporto, non si ricordano cose dell'aeroporto. Mi ricordo che ho varcato la porta, c'erano i soldati con l'unica
e da quel momento io non ho ricordato nulla. Ho ripreso conoscenza quando sono arrivato sull'aereo, quando stavo sull'aereo a un certo punto ci hanno portato il pollo che c'era e mia madre che lo stavo mangiando. Ti volevo fare una domanda, perché ti ho detto che non avevate soldi per fare il biglietto aereo, quindi io mi sono chiesto, ma quindi una volta a Roma voi come avete fatto? Se non avevate soldi là, come avete fatto a vivere qua appena arrivate? Qui ci aspettavano faccia mia, c'era Climo Namaggi, Climo Berinaggi, il Lino, il presidente, ci aspettavano a questo punto, per noi è stata una bella sorpresa. Ci hanno caricato sempre su un pullman e ci hanno buttato a Porta Maggiore. Pensione Italia, penso piano. Mi hanno dato, a me anche sono dato delle monetine da 10 e Cermino ha detto caricate le valigie al terzo piano, portatele su e queste sono le monetine per l'ascensore. Solamente che noi abbiamo scoperto che se tu mettevi le valigie e qualcuno chiamava da sopra, andavano su da sopra. Che questi del comitato hanno detto alla proprietaria che si chiamava Italia questa signora, ha detto mi raccomando questi qua mangiano solamente pesce con lo squame e l'indomani a pranzo ci hanno servito la pasta con gli scefali e erano pieni di squame. Pesche, io ho mangiato la prima e la seconda, che puttana. Ad un certo punto qualcuno rimane senza pesca, che quella stronza l'aveva messa contati. Una storia, evidentemente gli davano quattro soldi, speculavano su quelle. Racconta Climo Berinaggi che la Joint pagava queste pensioni a persona, non a camera, per cui stipavano più persone, mettevano una camera e più guadagnavano. Tant'è vero che eravamo 6 o 7 in una camera. Questo è quello che succede. Comunque, quando siamo stati a Roma, la prima settimana l'abbiamo fatta a Piazza Vittorio. C'era la Casina delle Rose, in mezzo alla piazza, dove tutte le sere c'erano i concerti. E noi andavamo dalle siepi, le vedevamo, e quando c'eravamo 16 ci davano la caraffa d'alluminio con l'acqua. Basta quello. Però viaggiavamo grazie, perché eravamo un po', potevamo prendere tutti gli auto. Diciamo un profugo, che siamo passati. No, veramente devo dire che ci hanno accettato benissimo. E anche lì, però, quando andavamo in piazza ci offrivano di tutto. Questa storia qua che gli ebrei non ci hanno voluto ricevere prima, secondo me non è vero, perché assolutamente non è vero. Perché noi abbiamo saputo che partivamo. Non è che potevamo partire prima, se no saremmo partiti molto prima. No, voglio dirvi che chi va a Genova, evidentemente veramente Genova va bene, perché durante quel periodo un sacco di gente è andata a Genova e non ha avuto allora il pellegrinaggio è andata benissimo. Da Genova mi sono trasferiti a Roma senza soffrire per niente. Come? I soldi? Già in Svizzera. Volevo dire che nei primi due giorni di guerra noi non avevamo nessuna informazione, sentivamo solamente le radio degli arabi che tenevano a volume alto. Dopo due giorni abbiamo sentito i telegiornali e c'era Rigolevi che ci informava tutte le sere, scendevamo perché non è che la televisione ce l'avesse tutte e lui ci ha tenuto informati ogni sera su come procedeva la guerra. Poi devo spiegare un attimo perché i tripolini si sono fermati a Roma. Allora, quando sono arrivati a Roma c'erano quelli della Sokhut che spingevano gli ebrei a mandare in Israele. Alcune famiglie sono andate in Israele, ma molte famiglie che erano troppo benestanti, avevano troppi interessi a Tripoli, hanno deciso di stare a Roma e aspettare per tornare a recuperare qualcosa. Dopo 3-4 mesi hanno iniziato i viaggi, tornavano a Tripoli, vendevano qualche cosa, c'era che si preoccupavano di trasferire il denaro, si prendevano una percentuale altissima da Strozzini
Non parlare degli assenti, non parlare degli assenti. Ma dove è il social? Comunque hanno iniziato a portare un po' di soldi, vendevano e venivano su. Io mi ricordo che mio padre e mia madre andavano a Tripoli, ma non ci andavano insieme. Tuo padre e tua zia. Mio padre andava con mia zia. Una volta ci andava mio padre con mia zia, la volta successiva partiva mio zio con mia madre. E non avevo capito il motivo. Sembrava un incrocio, no? E invece era solamente perché temevano che se doveva succedere qualche cosa, i figli rimanevano almeno con un genitore vivo. Poi una volta sono stati aggrediti a Super Cucino alle spalle e dopo quella volta l'ho chiuso.